va a mettere dentro la palla Gunnarsdottir, poi dal limite fa partire il destro che sembrava lento ma che evidentemente è rientrato all'ultimo di Barbara Bonansea, viene preceduta e lei a partire in posizione di centravanti di movimento di fatto per creare spazi sfruttando anche la sua rapidità, mentre Grosso carica a sinistro dal limite ancora Schroffenegger con la mano di richiamo, parata ancora più complicata, difende palla così Grosso che ha il tempo di controllare, andare a cercare, che recupera però una buona palla Caruso, Bonansea cerca la conclusione immediata, il rimpallo la favorisce perché ha un'altra possibilità di andare a sfidare Erzen, rientra Bonansea, tiro cross sul quale va vuoto Tortelli, non interviene Berenstein in due tempi a bersaglio nell'ultimo match giocato in questo stadio contro il Milan, occhio da Marlon con la sua fisicità a tenere palla, ottimo servizio per Iannucci che con il sinistro non dà scampo per Omenyan al ventesimo, al primo affondo e avanti la Fiorentina con il terzo gol in due partite di Madeleine Iannucci. In qualche maniera Gunnarsdottir, poi la palla illuminante di Hammarlund e con l'esterno sinistro a togliere il tempo al portiere francese della Juventus. Iannucci segna la terza rete in questa Serie A femminile eBay, impatto clamoroso per la ventottenne svedese. Da parte della Juve la palla che non sta più scorrendo con la lucidità, con la fluidità di inizio partita. Qui guizzo di Cantore su Forge, va all'indietro da Bonansea, ancora Cantore, porta che rimane vuota e Grosso che ristabilisce la parità al minuto 26. La riacciuffa la Juve con l'inserimento da parte del centrocampista canadese che fa 1-1. Fa festa la panchina della Juventus, la reazione caratteriale con tante giocatrici a riempire l'area, ma tutto nasce dalla giocata, dalla qualità, dalla personalità di Cantore che due volte riesce a mettere un pallone dentro l'area piccola sul secondo, sfruttando anche l'assenza di Schroffenegger. E qui ancora va a recuperare il pallone con la caparbietà di Bierenstein. Prova a scattare sul tocco di ritorno di Bonansea, è sfuggita Bierenstein, Bierenstein sull'esterno della rete, fiammata improvvisa ancora della Juventus che prova ad approfittare del momento di shock da parte della Fiorentina, qui scappa via Derze, la Fiorentina poi di qualità vero bocchette a portare fuori il pallone della zona calda e a cercare di innescare la rapidità di Ferge. Attenzione a Iannucci, è un po' sbilanciata la Juve, ancora Iannucci, Iannucci, Iannucci! La chiude con il destro e riporta avanti la Fiorentina al minuto 32. Una Fiorentina cinica, letale, nel ribaltare il campo con pochi passaggi. Corner della Juve, Bocchette, Forge e ancora Iannucci. Con un 100% di trasformazione, due tiri in porta, due gol, altra doppietta, la seconda di fila per l'attaccante svedese che non poteva impattare nella maniera migliore il nostro campionato. Viola di nuovo avanti. Juve che per il momento non cerca palloni dentro l'area di rigore. L'idea della squadra di Montemuro sembra di essere quella di voler entrare dentro. Qui con Caruso che è messo in movimento da Bonansea, non va vicino. Dal gol del pari, nitida chance costruita dalla Juve dopo il secondo svantaggio subito ad opera di Iannucci, qui attira a sé due avversari e Bonansea questa volta scala con i tempi sbagliati, ancora verso il primo palo Bonansea, poi deviazione in precario equilibrio di Caligaris. Bierenstein provano ancora ad isolarla in uno contro uno, si sposta il pallone per metterla in mezzo a cercare la deviazione di Caligaris, anticipata da gara, arriva anche Cascarino dalle retrovie, capriamente Cascarino ci prova, conclusione però che non incide, là davanti Montemurro lasciando solamente Bierenstein nel tridente di partenza, detto la giocatrice nigeriana che con la sua rapidità negli spazi stretti come ha fatto a Sassuolo può risultare un fattore, la palla che rimbalza e rimane sul terreno di gioco. Severini rischia tantissimo, con la palla lì dietro arriva Bierenstein, Schroffenegger con una parata monumentale, preserva il 2-1 della Viola, i
potenza Bärenstein, rimane in piedi fino all'ultimo e fa un'altra super parata. Katja Schroefenegger si torna da grosso, si va poi direttamente da Bärenstein. Ancora pallone, lavorato, a più riprese. E Cecchini! Ancora! Con un super gol a rimettere in equilibrio il risultato. È un magic moment per l'attaccante nigeriano che con poco equilibrio, con poco bilanciamento del corpo trova l'angolo dove nemmeno Schroefenegger può arrivare. È ancora tutto da rifare a Biella. La Juve non muore mai. È 2-2. Riceve così da Grosso il controllo tutt'altro che banale, perché impedisce al pallone di allontanarsi più di tanto. Traiettoria disegnata da Boatina. Girelli trova la deviazione, parata di Schroefenegger e poi nella mischia che si accende. Ha ritrovato i tre punti contro la Samp, avanza ancora Boatin dalle retrovie, allunga verso Bärenstein che viene uno contro uno, si accentra, Bärenstein non la tiene Schroefenegger, ma che poi in seconda battuta riesce ad impedire il tap-in. L'ha provata per tutta la partita trovando poca precisione, sempre a cercare il primo palo, con Schroefenegger che guadagna ancora qualche secondo prima di andare al rinvio lungo. Arriva il triplice fischio da parte del signor Drigo, che mette la parola fine ad un Juventus Fiorentina che termina 2-2.